Allora va dicendo in Esercho citazione da Duchamp: "The great artists of the future will go underground." I grandi artisti del futuro andranno nei sotterranei. Probabilmente poche persone hanno avuto sin dalla più tenera infanzia una vita dura come appunto Jean Serna, o meglio lo chiamano qui col nome che aveva nell'underground praghese, uno pseudonimo. Meriterebbe certamente un biografo e una monografia, e una trattazione, trasposizione cinematografica della sua vita avrebbe sicuramente successo commerciale. Tuttavia è probabile che tutto ciò non si realizzi mai, già che, come tante altre persone degne di ammirazione, non si è lasciata dietro che frammenti minimi, trascurando ciò che ha scritto per puro guadagno. Eppure, per la generazione che esordiva sul finire degli anni 40, fu un personaggio magnetico, per alcuni in senso positivo, per altri in sensi negativi. Tra coloro che l'accolsero come un fenomeno positivo, per poi non dimenticarla mai più, ci sono Vladimir Budnik e Karel Hynek, e ovviamente Ivo Vodselevik, e visto che siamo rimasti soltanto in due, dovremmo forse prendere in considerazione l'idea di raccogliere i ricordi e i pettegolezzi a noi noti, prima che possa impossessarsene la geografia, già che Onza in età avanzata si era fatta battezzare e da allora è stata sinceramente cattolica. Ah, ecco, questa è nuova. Ai frammenti della sua opera si potrebbero forse aggiungere non solo i testi e terapie, testi della terapia, ma anche la corrispondenza, se ci si mette a cercarla subito e intensamente. Potrebbe aggiungere molti tratti che mancano nei materiali parziali. È morto troppo presto in un incidente stradale. Ciò che di più notevole è rimasto è comunque... è questo il punto, cioè morire troppo presto come artisti, cioè scrivere bene, scrivere poco, scrivere cose minime, scrivere mezza riga e morire come artisti, cioè essere artisti, volere essere artisti, ma lasciare pochissimo possibilità, perché si muore subito, anche in senso psicologico. In questo caso è morta è significativa però anche la dimensione quasi filosofica. La carenza di elaborazione formale è dovuta al fatto che il testo si andava sviluppando nelle condizioni di vita incredibilmente difficili di una persona totalmente emarginata, che senza casa, senza tessere alimentari, senza lavoro e senza un soldo in tasca viveva tra un breve soggiorno in carcere e l'altro, pernottando in fogne e soffitte, o eventualmente in qualche letto in cambio dei dovuti favori. Mamma mia, tremendo. È significativa però anche la dimensione quasi filosofica del testo. Mamma mia, scrivere in quelle condizioni è veramente eroico, cioè scrivere senza avere le comodità e comfort, scrivere proprio per necessità. Ecco perché diceva scrivere per guadagnare, perché se uno non c'ha neanche il letto, allora gli conviene innanzitutto scrivere per quello, ma è eroico il fatto che si scelga di scrivere e non si scelga, che ne so, altro. Premetto che questo libro, lei ha detto pernottava coi dovuti favori, quindi assolutamente non stiamo qui a indorare o ad ammorbidire la pillola. Premetto che questo libro è nato, ma sta registrando? O registra solo la musica? Premetto che questo libro è nato dalla nostalgia, o se volete dalla noia, che del resto è la stessa cosa, dal malumore, dal capriccio, dall'insoddisfazione, dalla masturbazione. Vabbè, ora abbiamo letto l'introduzione, poi leggeremo un'altra volta tutta la storia. Salute.